Non va bene. Forza ragazzi, andate che è tardi. Buongiorno Antonio. Come va oggi? Tutto bene, Victor. Non dimentichi di chiamare il Fabio, la porta non si chiude. Va bene, ci penserò più tardi. Ragazzi, non si corre. Nessuno mi ascolta, nessuno segue le regole. I ragazzi, i professori. Un giorno qualcuno si farà molto male. Ah, bene, sveglio. Come si sente, signor? Mi chiami Victor. Molto bene, Victor. Come si sente? Non bene. Dolori ovunque. Da quanto sono qui? 3 giorni. È arrivato con molte ustioni e un forte trauma cranico dovuto alla caduta. Le ricorda qualcosa? Quasi tutto. L'incendio, la paura, il panico, il caos. Volevo portarli verso l'uscita di sicurezza, ma non seguivano le regole. Sono settimane che stiamo avendo incidenti a scuola. Qualcuno sta nascondendo i cartelli di sicurezza. Ma alla fine, anche se ci fossero stati quei cartelli, avrebbero continuato ad infischiarsene. Qualcuno sta giocando con la vita degli altri. Hai idea di chi possa essere stato? No. Qualche alunno che ho richiamato più di una volta. Qualche docente con cui ho litigato. Se solo riuscissi a trovare il colpevole. Capisco il suo stato, ma non deve agitarsi. Mi racconti tutto, dall'inizio. È iniziato tutto 3 settimane fa. Ero andato al lavoro. E come ogni giorno, nessuno seguiva le regole. Ero andato a controllare la porta che non si chiudeva bene. Sì, tra quanto può venire ad aggiustarla? 2 settimane! Va bene, capisco. Buona giornata. Antonio, manca il cartello. Qualcuno potrebbe scivolare e farsi male. Non esageriamo, nessuno si farà male. E comunque non ho trovato i cartelli da nessuna parte. Non è possibile, i cartelli non se ne vanno in giro da soli. Controlli le stesso se non mi crede. Ora la preside mi sente. Questi sono oggetti indispensabili. Riesci a muovere la gamba? No, mi fa troppo male. Antonio, chiami un'ambulanza. Nessuno si sarebbe fatto male, vero? E questo è solo il primo di una serie di incidenti. Cos'altro è successo?